Massimo Rivoltini, imprenditore nel settore dolciario e presidente della Confartigianato, ha analizzato che il nuovo DPCM creerà degli squilibri durante queste festività natalizie. Ci avevano detto nelle scorse settimane di tener duro, che sarebbe stato un Natale tranquillo, invece siamo di fronte ad una nuova chiusura. Proprio così, difatti, attività come quelle legate al mondo della ristorazione potranno restare aperte nei giorni del 25 e 26 dicembre e 1 gennaio, ma allo stesso tempo è vietato lo spostamento tra comuni negli stessi giorni, creando quindi un enorme divario tra le attività della città e quelle adiacenti. Ricorda infine che il Natale è una festa, oltre che di raccoglimento, che ha una componente fortemente legata al consumo, consumo che rischia quest'anno di venire a mancare. Quando più di un mese fa il Premier ci aveva detto di tenere duro e di cercare di stare fermi il più possibile, perché sicuramente per il Natale poi avremmo avuto dei risultati, mi sembra di capire che i risultati non sono arrivati, perché in realtà il Natale sarà blindatissimo. I dubbi sono tantissimi: se è vero che un abitante di Milano per Natale avrà la possibilità di girare per il proprio comune, quindi per Milano, a Cremona noi abbiamo dei micropaesi in cui la gente sarà più che segregata, questo anche a livello commerciale. Se facciamo un discorso per esempio sui ristoranti, noi abbiamo una marea di ristoranti che sono collocati in piccoli centri, quindi ben difficilmente riusciranno a lavorare con gli abitanti del proprio comune, quindi saranno chiusi. Tutto il mondo che ruota attorno anche dell'artigianato, che approvvigiona per esempio il discorso della ristorazione, ne risentirà tantissimo. I ristori, essendo legati ancora ai codici Ateco, non saranno assolutamente all'altezza, erano già carenti prima. La situazione è tutt'altro che risolta, e ribadisco, l'eccessivo ottimismo con cui si è parlato delle aperture di Natale è stato assolutamente disatteso. Si poteva pensare anche a un discorso di raggio territoriale, ecco, quantomeno di estendere la possibilità di movimento in un ambito ristretto territoriale, che non sia vincolato esclusivamente al territorio comunale.